Io ti ringrazio molto Luca perché getti una luce appunto inquietante su queste compagnie capaci anche di farsi in qualche modo, forse addirittura stato parallelo, se vogliamo. Passiamo adesso alla prospettiva di un economista e di un economista ambientalista. Leggendo alcuni tuoi recenti articoli, Guido, io credo che tu sia uno dei più chiari nel portare una proposta rispetto ad un'azione, rispetto a delle macro politiche da mettere in campo dentro questo contesto di crisi climatica. Leggo alcuni punti, alcune cose sono già state citate. La necessità di dichiarare l'emergenza climatica, che però poi tu declini, perché dichiarare emergenza climatica poi che cosa significa? Cosa si fa dopo la dichiarazione? L'idea di costruire quella che, questa è una definizione mia che forse non riconosci, ma l'idea di mettere in campo una sorta di reddito di transizione ecologica, cioè per quei lavoratori che sarebbero espulsi dall'attività maggiormente clima alteranti. L'idea di spostare gli investimenti pubblici dall'attività legata ai combustibili fossili a quella della transizione, le sanzioni per stati e corporation che non si adeguano, poi bisogna vedere come si riesce a sanzionare queste corporation, un altro paio di maniche, e l'attivazione di strumenti di partecipazione locale per permettere alle persone di essere coinvolti in questa impresa, diciamo. Ti chiederei proprio di approfondire e di espandere su questa tua ricetta o programma. Allora, buonasera, intanto grazie a Radio Sherwood di averci invitati e grazie a voi di essere venuti ad ascoltarci. Allora, sulla situazione del clima non mi dilungo perché credo che la conoscete già, però volevo semplicemente farvi notare, oltre al fatto che l'effetto serra provocato dalla combustione dei combustibili fossili era nota dalla fine dell'Ottocento, che negli ultimi 40 anni gli scienziati, un numero crescente di scienziati, ha cominciato ad avvertire il fatto che il pericolo era imminente, si stava avvicinando. E le scadenze si sono fatte sempre più serrate, perché all'inizio si parlava di come sarebbe diventato il pianeta nel 2100. Poi ci si è spostati al 2050, ed è l'orizzonte che caratterizza gli accordi mai rispettati di Parigi. Poi, in occasione del COP24 di Katowice, lo stesso comitato dell'ONU, l'IPCC, che si occupa dei cambiamenti climatici, è venuto a dirci: guardate che gli anni sono solo più 12. Non basta, perché i glaciologi, che studiano uno dei fenomeni maggiormente collegato ai cambiamenti climatici e maggiormente responsabile di quello che succederà, hanno cominciato a dire: guardate che gli anni per frenare, bloccare l'irreversibilità del processo sono solo più 5. Cosa vuol dire irreversibilità del processo? Che a partire da quel momento in poi, qualsiasi cosa si faccia non serve più a fermare i cambiamenti climatici. Il clima della Terra cambierà, no? E non si potrà più tornare indietro. Cosa vuol dire il clima della Terra cambierà? Non solo che farà molto più caldo, che i mari si alzeranno, che i ghiacciai scompariranno, che i fenomeni estremi, tipo gli uragani, le alluvioni e le siccità, di converso magari nello stesso periodo, si faranno sempre più frequenti, ma che in queste condizioni, no, sarà molto più difficile coltivare la terra e alimentare 7, e nel 2050 forse saremo 10 miliardi di abitanti, e soprattutto che la vita non si potrà più svolgere nelle forme in cui noi la conosciamo. Ci saranno molti più conflitti, ma soprattutto ci sarà molta più difficoltà a far funzionare treni. Non parliamo degli aerei, automobili, non ne parliamo, costruire case, fare turismo, eccetera, altre cose. E quindi si capisce benissimo che come mai Greta Thunberg si vada in giro per il pianeta a dire: io voglio mettervi terrore, perché quello che sta succedendo bisogna che lo capiate, ed è una cosa di una gravità che non si è mai verificata nella storia dell'umanità. Bene. Passo
pac pac sulle spalle, Greta Thunberg viene invitata da tutte le parti, l'ascoltano, la riveriscono, le battono appunto le manine sulle spalle, eccetera, e poi credete che qualche politico abbia preso atto di questa cosa qua? No, continuano a fare le stesse cose. La storia più ridicola è stata raccontata prima, no? Zingaretti, che festeggia la sua vittoria, non elettorale, ma semplicemente congressuale, dedicando la sua vittoria a Greta Thunberg, e poi si reca in Val di Susa a complimentarsi con l'avanzamento, che non esiste, del cantiere del TAV, che è previsto che nei prossimi 10 anni emetterà 12 milioni di tonnellate di CO2 soltanto per scavare quel buco. Dopodiché ci sarà un treno che non potrà andare nessuno e giù, perché i binari su cui viaggiare ad alta velocità prima e dopo la galleria non ci sono e nessuno ha intenzione di farlo. Ma poi c'è il TAP, poi c'è questo. Lo spettacolo proprio più emblematico l'ha dato Renzi, che è andato al convegno, al summit di Parigi, vantando i risultati ottenuti dall'Italia, perché l'Italia per quasi 10 anni ha avuto gli incentivi più alti del mondo, di tutto il mondo, per promuovere le energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico. Infatti, in alcuni anni, a cavallo del 2010, 2005, 2015, ha compiuto dei grandi passi in avanti. Poi Renzi li ha bloccati. Ma dopo questa vanteria è arrivato in Italia e si è battuto come un leone perché fallisse il referendum contro le trivellazioni nel mare Adriatico, eccetera. E credete che sia il solo Renzi? No, tutti i politici europei fanno le stesse cose, magari non in maniera così volgare, ghiozza, perché hanno un'opposizione con cui fare i conti che da noi sostanzialmente manca, ma venir meno agli impegni presi con l'accordo di Parigi, che come ho detto prima, probabilmente non sono nemmeno sufficienti per fermare l'irreversibilità, non ci sono. C'è qualcuno al mondo di persone di un spicco, eccetera, che si occupi di queste cose? Sì, ce n'è uno, e mi duole dirvela perché io sono ateo e un po' anticlericali, ma è il Papa. No? Il Papa è l'unico personaggio di rilievo mondiale che su questi temi qua abbia detto e scritto, e continua a insistere, con parole chiare. L'enciclica Laudato Si, che è del 2015, sostanzialmente ha 3 punti fondamentali. Uno, bisogna fare in fretta, non c'è più tempo. No? E lo dice prima che del vertice di Katowice, dove le scadenze sono state dette in maniera molto chiara. Secondo, c'è uno strettissimo legame fra la giustizia ambientale e la giustizia sociale. La giustizia ambientale non è soltanto la giustizia climatica, ma è il rispetto, no, degli ecosistemi di questa terra, senza i quali vengono meno le condizioni della riproducibilità della vita animale e vegetale, e quindi anche umana, sul terreno. E quello che Francesco dice non è una sua invenzione, perché questa cosa qua deriva da ricerche, studi e elaborazioni che la cultura ambientalista porta avanti da anni, eccetera, ma dire le principali vittime della ingiustizia ambientale, cioè della devastazione che l'umanità sta arrecando al pianeta, sono i poveri della terra. I paesi poveri del sud del mondo, ma all'interno di ogni paese ovviamente quelli che vivono le condizioni più disagiate. Non c'è possibilità di riscatto politico della parte più colpita dalla miseria, dalla fame, dalla disoccupazione, eccetera, del mondo, no? Se non si affronta anche il problema di combattere la devastazione dell'ambiente. Questa cosa qua è importantissima, perché per molto tempo l'ecologismo è stato fatto passare come un vizio e un privilegio dei ricchi. No, quelli che hanno la pancia piena possono permettersi di avere la pancia piena e anche il serbatoio di benzina della macchina piena, eccetera, possono permettersi di occuparsi del pianeta. Quelli che invece devono fare i conti con la vita quotidiana, eccetera, non lo possono fare. Non lo possono fare i paesi del terzo mondo, non lo possono fare gli operai dell'ILVA, eccetera, perché devono campare, quindi devono accettare quelle condizioni ambientali. Non è vero, no? La lotta per il riscatto sociale dei poveri e degli sfruttati passa attraverso la ricostruzione degli ambienti. Terzo, cosa dice Papa Francesco? Cioè che bisogna, il cardine di tutto è che viviamo in un'economia lineare, che preleva le risorse dalla terra, le trasforma in merci e poi le rigetta nell'ambiente come rifiuti,
No? Bisogna passare a un'economia circolare, non l'ha inventata lui, poi sull'economia circolare ci sono anche molti equivoci, perché è anche la bandiera di quegli ecologisti capitalisti di cui si parlava prima, ma nella sostanza la cosa è vera, cioè bisogna fare in modo, no, che quello che noi scartiamo o venga restituito alla terra in maniera compatibile con i suoi ecosistemi, i suoi cicli biologici, oppure venga rimesso in un nuovo ciclo produttivo. E questa cosa qua, guardate, che non riguarda soltanto le cose, ma riguarda anche le persone, perché il mondo, l'umanità è fatta di scarti, no? Le persone che non servono più alla produzione o al consumo, eccetera, vengono messe ai margini e nessuno se ne occupa più, ed è una conseguenza diretta di questo. Bene. In questo panorama la comparsa del movimento di Greta Thunberg e sulla sua scia del movimento Fridays for Future è stato, per chi si occupa di queste cose qua, una boccata di ossigeno. Finalmente, per anni ci chiedevamo, ma com'è possibile che le nuove generazioni, che sono le vittime designate di una catastrofe che noi vedevamo avvicinarsi, perché gli scienziati in maniera sempre più unanime dicevano, guardate che ci stiamo avvicinando a un punto di non ritorno, le persone che sono le principali vittime di questa cosa, perché di loro si sta trattando, non si ribellano. Bene, si sono ribellate, sono scesi in piazza, hanno preso, messo al centro del loro slogan, delle loro immagine, proprio questo nesso strettissimo fra giustizia ambientale e giustizia sociale. Io lo sento ripetere, frequento molto le riunioni di Fridays for Future, in ogni riunione, questo tema qua è al centro. Poi come articolarlo successivamente è una questione molto più complicata che richiederà il concorso di tutti. No? Ed è un movimento in gran parte di giovani, la prima comparsa il 15 marzo erano tutti studenti, cioè di anziani ce n'erano pochi. Alla seconda, il 24 maggio, c'erano più anziani. Il 27 settembre, quale sarà il terzo sciopero mondiale delle scuole, ma Greta Thunberg e tutti quanti i membri del movimento sono impegnati a portare in piazza anche gli adulti. Adulti vuol dire i lavoratori, i sindacati, i comitati territoriali, ambientali e dei lavoratori. E questo deve essere un impegno preso da tutti quanti. Volevo dire, accanto il Fridays for Future non è l'unico movimento per la lotta per il clima e per l'ambiente. No? Avrete tutti quanti sentito parlare di Extinction Rebellion, che è quel movimento fatto in gran parte da adulti e anche con un passato politico dietro le spalle, eccetera, che per due settimane ha bloccato Londra con delle forme di protesta estreme. Quella che mi ha colpito di più è che si incollano le mani agli autobus o ai parapetti perché i poliziotti non li possono rimuovere. Da noi ci strapperebbero subito anche la pelle delle mani, eccetera, però là non l'hanno fatto. Ero anche incuriosito, ho chiesto, ma poi come fa uno alla fine ad andarsi? Ah, si portano dietro dei solventi e quando decidono che è finita, cioè si staccano le mani, eccetera. Lo cito perché Extinction Rebellion ha tre regole elementari che dobbiamo, secondo me, ficcarci tutti quanti in mente, perché sono semplicissime ma chiarissime. La prima è dite la verità, tell the truth. Cioè, ai politici chiediamo di dire come stanno le cose. Guardate che se un politico dicesse come stanno le cose dovrebbe dimettersi immediatamente, oppure dire tutto quello che abbiamo fatto fino adesso e che stiamo facendo non vale niente, si ricomincia da capo. Quindi non la diranno mai. No? Naomi Klein ha spiegato benissimo perché succede questa cosa, perché i politici non dicono la verità. Perché cioè, alcuni sono ignoranti, per esempio Salvini è un negazionista, ma credo che del clima non sappia nemmeno che cosa sia. Tutti quei giornali che parlano dei gretini, cioè dei seguaci di Greta, eccetera, come col disprezzo proprio dell'ignorante, eccetera, sono persone che di questo problema non si sono mai occupate. Però, soprattutto negli ultimi tempi, non è che i politici non ne abbiano sentito parlare di questo. Ne hanno sentito parlare, ma hanno capito, capiscono o intuiscono nella loro ignoranza che se loro accettano questa verità fondamentale devono cambiare tutto dall'A alla Z. Non lo possono fare perché il loro potere si regge su questo. Seconda regola, act now, agire subito. Come si fa? Cioè bisogna fare delle profondissime trasformazioni che comportano poi appunto chiusura di fabbriche, chiusura di impianti, chiusura di progetti e quindi messa in libertà di moltissimi lavoratori e contemporaneamente varare nuovi progetti che creano molta più occupazione perché l'energia
stabile tutto quello che bisogna fare per la conversione ecologica, sono tutte attività ad alta intensità di lavoro. Però questa cosa qua richiede un passaggio e una trasformazione, no? Gigantesca, di carattere sociale, che i politici non si sentono di affrontare. E in particolare, cioè, mentre mettere in campo nuovi progetti richiede ovviamente tempo, perché vanno studiati, vanno progettati, vanno fatto bene, interrompere le attività, act now, nel senso di chiudi il TAV, chiudi la TAP, chiudi le grandi navi, eccetera, no, basta un decreto, poi appunto c'è da affrontare la transizione e cose di questo genere. E poi il terzo è call assemblies, convocate le persone, lo chiedono ai governi, perché ovviamente un'assemblea convocata dalle autorità locali, dal comune, dal municipio, dalla municipalità, eccetera, dal rettore, dal direttore, dirigente scolastico, eccetera, ha più possibilità di raccogliere tutti e quanti. Però è una sede dove discutere di questi problemi, perché senza la partecipazione della popolazione attiva, non necessariamente di tutti, ma di una parte attiva, non semplicemente dal punto di vista politico per fare pressione sul governo, ma anche dal punto di vista proprio dell'elaborazione delle cose da fare, senza di questo la conversione ecologica non si fa. E finisco dicendo, appunto, rispondendo in maniera estremamente sintetica a quello che mi è stato chiesto. Le caratteristiche, cioè il fatto, la conversione energetica non si può fare senza una conversione ecologica che riguardi tutto l'arco delle principali attività economiche. Per esempio l'agricoltura, dopo il sistema energetico, è il principale produttore di CO2 e peraltro di devastazione del terreno, mettendolo in condizioni di non svolgere più la sua funzione di equilibrio rispetto al CO2. Il trasporto non ve ne parlo, non ci sono solo le grandi navi, ci sono anche le automobili che inquinano meno. Oggi ci sono dei sistemi di condivisione dell'auto che permetterebbero di ridurne l'impatto drasticamente e così via. Allora, in tutti questi, no, e non parlo dell'edilizia, non parlo dell'assetto del territorio, eccetera, che sono tutte questioni in cui il passaggio fondamentale si risolve in questo: dal grande al piccolo, dal centralizzato al distribuito sul territorio, dal gerarchizzato al partecipato, no? E dal concentrato, no, al distribuito sul terreno, eccetera. Che vuol dire partecipazione politica pubblica alla gestione, alla messa a punto dei progetti, alla gestione delle realizzazioni della popolazione, cioè una sostanziale democratizzazione, no, del sistema economico, che ovviamente non solo il capitalismo non è disposto a sopportare, quindi è un conflitto aperto con tutte le sue espressioni, eccetera, e lo è in particolare con la nostra classe politica, guardate, purtroppo devo dire di destra e di sinistra, perché se di destra sono apertamente negazionisti, a sinistra non lo sono, ma poi il comportamento, come abbiamo visto, non si differenzia, eccetera. Tanto è vero che intorno ai progetti più devastanti, e cito solo uno, che è il TAV Torino e Lione, eccetera, c'è un'alleanza strettissima fra la sinistra e la, fra il centro-sinistra e la destra, con tendenze anche della cosiddetta sinistra, o di una parte della cosiddetta sinistra, ad aggregarsi. Non parliamo dei 5 Stelle, perché l'ambiente era la loro bandiera, no? Non è stato fatto niente per l'ambiente, ma addirittura il Parlamento ha rifiutato di dichiarare la emergenza ambientale e climatica proprio per la decisione dei 5 Stelle, e c'è stato un vertice dell'Unione Europea dove Greenpeace ha proposto una mozione a tutti i capi di governo per dire rispettiamo perlomeno gli obiettivi no, dell'accordo di Parigi, cioè la decarbonizzazione totale al 100% entro il 2050, obiettivo che abbiamo detto che non è sufficiente, no? L'Italia si è astenuta, ha votato contro questo documento insieme ai paesi maggiormente utilizzatori di carbone, la Polonia, la Cecoslovacchia, ma anche la Germania, paese ufficialmente molto ambientalista e poi alla resa dei conti drammaticamente in ritardo. Grazie Guido per la chiarezza e per le sostanze.